Settimane da dimenticare per il patron della pallacanestro Cantù, il magnate russo Dmitry Gerasimenko, alle prese prima con la crisi della squadra, che ha subito il terzo KO consecutivo in campionato, e poi con la stroncatura ricevuta in queste ore dalla Gazzetta dello Sport. Da salvatore a distruttore, così viene definito nel titolo l'imprenditore russo, indicato come responsabile dell'attuale situazione anche per le ingerenze tecniche. Si stava meglio quando si stava peggio, così attacca l'articolo comparso oggi sulla Rosia, nel quale si analizza la crisi canturina nonostante il cambio societario, il nuovo allenatore e gli investimenti sulla rosa. Troppi innesti che, secondo il giornalista della Gazzetta, hanno stravolto l'identità di una squadra costruita per salvarsi e che invece, a metà stagione, si è ritrovata a parlare di playoff. Un obiettivo ora lontano dopo il terzo KO consecutivo, questa volta contro Brindisi. Accettiamo i consigli, ne faremo tesoro e andiamo avanti, replica il numero 2 della società, il vicepresidente della pallacanestro Cantù, Andrea Mauri. Chi tifa Cantù ora sa che la squadra ha un futuro e non punta soltanto a salvarsi, aggiunge il braccio destro in brianza di Gerasimenko. È vero che la squadra ha cambiato obiettivo a stagione in corso ed era inevitabile, aggiunge, fare cambiamenti anche sul campo. Non possiamo dire come sarebbe stato con Corbani, risponde a chi rimpiange il vecchio allenatore. Soltanto il campo dirà chi ha ragione, se i detrattori o gli estimatori di Gerasimenko. Per rivedere Cantù in azione però bisognerà aspettare il 29 febbraio, vista la pausa di campionato, per le Final Eight di Coppa Italia che i bianco-blu non giocheranno. Una pausa che arriva al momento giusto, aggiunge Mauri, e che ci permetterà di lavorare per due settimane con il roster al completo, pensando, conclude, al prossimo impegno per riscattare le ultime sconfitte.